Siamo a Scordia in piazza Madre Teresa di Calcutta. In questa zona torniamo con la mente a 71 anni fa, 5 luglio del 1943. Nei cieli di Sicilia divampa una grande battaglia. Siamo nel periodo della guerra, a pochi mesi dall'armistizio di Cassibile, e è una guerra accesa fra le forze anglo-americane e le forze tedesche, con gli alleati italiani che appunto combattono questa guerra. Sono gli ultimi mesi di guerra e a Scordia, proprio in questa zona, succede un fatto che non tutti, ahimè, conoscono. Il tenente Leonardo Ferrulli, in forza all'aeronautica militare italiana, un giovane e rampante militare italiano che proviene da Brindisi, è alla guida del suo Macchi, sta combattendo una battaglia contro gli aerei americani. Nel primo pomeriggio viene colpito da uno di questi aerei e sorvola proprio i cieli di Scordia. Il suo aereo perde quota, lui si rende conto che sta per cadere col suo aereo sulle case qui a Scordia del centro abitato, e a quel punto capisce che potrebbe ovviamente accadere una strage. E allora, davvero con un grande atto di coraggio e certamente sprezzante del pericolo, salva la città e col suo aereo va a schiantarsi a qualche metro qui di distanza, evitando appunto di sganciare il suo paracadute. Viene seppellito l'indomani qui a Scordia, al cimitero di Scordia, ma qualche anno dopo i parenti lo trasferiscono nella sua Brindisi, dove gli viene dedicata anche una via. È un eroe, medaglia al valore civile e militare, medaglia d'oro, ma qui a Scordia forse lo abbiamo dimenticato sin troppo presto. Con Filippo Scavo, che ha studiato da vicino questo caso, davvero forse per quei tempi normale morire in guerra, in battaglia, però ecco, il fatto davvero particolare che dovrebbe tornare alla memoria di tutti è che questo militare salvò la vita a centinaia e centinaia di scordienzi. Ecco, intanto hai fatto, Filippo, degli studi su questo caso, ecco, che cosa è venuto fuori? Io intanto devo ringraziare tanto mio padre, perché sin da bambino mi raccontava la storia di questo aereo caduto. Nella zona, sì, effettivamente sono infuocati diversi combattimenti aerei, è il periodo, la linea di El Alamein inizia a cedere, gli anglo-americani iniziano pian piano a capire che bombardando la Sicilia avrebbero agevolato quello che è successo qualche mese dopo, cioè lo sbarco a Gela, a Siracusa e via dicendo. Il tenente Ferrulli, grazie a internet, soprattutto a internet, considerato un eroe, un brindisino, è un giovanissimo ufficiale pilota della Regia Aeronautica, quindi parliamo di un militare, quindi, che ha giurato fedeltà al re e quindi non a scanso di equivoci non un fascista. Pertanto consideriamo che all'epoca, non esistendo l'aviazione civile, la passione del volo poteva essere sfogata solamente grazie alla Regia Aeronautica Militare, quindi gli unici velivoli che c'erano erano solo velivoli militari, quindi non esistevano compagnie aeree. E successivamente il tenente inizia da allievo sergente ha preso parte alla 91esima squadriglia, che è quella del famoso maggiore Barracca, e dopo varie attività addestrative viene inviato nelle zone più calde della guerra, in cui l'Italia con il proprio esercito ha partecipato, dalla Russia alla Spagna. La storia più importante è quella che capita appunto in Sicilia. Ecco, ripercorriamo quei drammatici momenti di questo aereo che viene colpito. Ecco, ci sono stati anche gli interventi dei carabinieri in quel periodo. Come mai questo caso è passato così in silenzio? Ma intanto, quindi, come ho detto all'inizio, diversi velivoli sono stati abbattuti nella zona. Si parla di un aereo tedesco che è caduto proprio in Contrada Figo e spesso magari è stato confuso con quello italiano che veramente è caduto qui. Cioè, noi qui siamo a non esaltare le doti eroiche militari, perché già ho una medaglia d'oro a valore militare, quindi quello basta, ma la dote civile, cioè quello che effettivamente il pilota ha fatto, cioè ha salvato il paese sacrificando la propria vita. Il punto è questo. Mio padre mi racconta che vedeva il velivolo, insomma, in fiamme, con la fusoliera, con la coda che quasi impattava con i tetti delle case. Non esistevano grattacieli, non c'erano i palazzi di oggi, quindi immaginiamo che, insomma, l'aereo era abbastanza basso. E lui si lanciò con il proprio paracadute, ma era troppo basso, il paracadute non si è aperto, ed è stato un impatto tremendo che, insomma,
Siamo qui praticamente a ridosso di quel punto dove sarebbe caduto questo aereo. Credo che a quel punto, insomma, la curiosità dei cittadini fosse tanta, ma forse non tanti si erano subito resi conto di che strage aveva evitato questo militare. Esattamente, uno dei racconti da parte dei nostri concittadini tuttora in vita. L'aereo è stato subito cannibalizzato perché con la fusoliera si è fatti i cancelli di casa, con i salvagenti si sono fatte le scarpe e vestiti. L'unica cosa è che comunque vennero sia gli avanguardisti, il podestà dell'epoca insieme al maresciallo dei carabinieri, la salma fu recuperata e fu portata in via Vittorio Emanuele, in piazza, famosa piazza, quindi dove c'è adesso il circolo Onesti Uomini di San Rocco. È stata allestita lì una camera ardente, poi è stato sepolto. Era la sede del podestà? Lì era la sede degli avanguardisti, era la sede del fascio, era la casa del fascio, fu insomma tenuto lì e poi fu sepolto al cimitero comunale. Enzo Traviglia, allora a te il compito di ricercare questa salma, tu sei esperto di registri, sei andato al cimitero e che cosa hai trovato, che cosa hai scoperto? Ho trovato la sepoltura di questo ufficiale. Poi è stato. Ricordiamo, sepolto il 6 luglio del 43. Esatto, è stato difficilissimo trovarlo, in quanto non esiste se non al cimitero. Poi mi sono rivolto all'archivio comunale e allora abbiamo trovato tutti gli elementi idonei a poter ricostruire questa storia. Ma è lodevole l'iniziativa di Filippo, perché nessuno si ricorda di questo. Quello che mi chiedo io è una cosa: bisogna fare ad un eroe proprio dedicare questa piazza e dare una medaglia, e la darei anche al buon Filippo che ha fatto tutta questa ricerca. Io ho solo collaborato. Allora, veniamo anche al motivo di questa nostra iniziativa. Il tenente Leonardo Ferrulli ha avuto gli onori che meritava nella sua Brindisi, gli è stata anche dedicata una via e fino a qualche giorno fa è stato anche ricordato nell'hangar dell'aeroporto militare pugliese. Ecco, voi che cosa chiedete a Scordia? Mettendo in grande evidenza che forse oggi avremmo parlato di un anniversario di una strage di civili a Scordia, invece stiamo parlando solo, fra virgolette, della morte di un militare che in guerra può essere normale, ma un militare che salva centinaia e centinaia di vite è un fatto sicuramente importante. Ma il semplice fatto che io conosco la storia è perché mio padre me l'ha raccontata. Non immagino cosa fosse successo se l'aereo fosse caduto. Quindi immaginiamo, insomma, quanti nostri concittadini sarebbero morti sotto effettivamente le macerie. Quello che noi chiediamo oggi intanto è una riconoscenza della città di Scordia a questo ufficiale pilota, perché comunque è morto adempiendo al proprio dovere. Si dice meglio un bel processo che un bel funerale. Lì insomma i canoni sono stati invertiti. Lui ha davvero sacrificato 25 anni, una carriera davanti. Ricordo che ha combattuto assieme a Giorgio Bertolaso, che poi è diventato insomma il padre di Guido, quindi che poi è diventata anche una carriera militare abbastanza importante. Noi chiediamo l'intitolazione di una piazza, possibilmente quella che c'è proprio qui. Secondo, che il comune, l'amministrazione comunale si muovesse e proponesse un riconoscimento, che appunto la medaglia d'oro al valor civile postuma, data, consegnata in questo caso al figlio o agli eredi, quelli che sono tuttora in vita. Insomma, questa è la richiesta, è la nostra ricerca. Io devo ringraziare il signor Vincenzo Traviglia per il supporto, devo ringraziare Salvatore Tomagra che è qui con noi. Ecco, sentiamolo anche Salvatore, che è una persona che io conosco da parecchio tempo, perché è sempre molto sensibile ai, diciamo così, agli argomenti sociali di questa città. Non è strano che Scordia non sappia di questo grande fatto che poi insomma ha cambiato la storia di questa città? Beh, a Scordia tante cose possono sembrare strane, non è questa, diciamo così, una novità, ma noi così casualmente e anche attraverso delle testimonianze, come diceva poc'anzi Filippo, il suo papà, e anche una persona
che mi è piacevole ricordare, che vive in Australia, in questo momento a Melbourne. Aveva 15 anni in quel periodo, parlando mi ha raccontato un po' anche questo episodio, in quanto ha visto testimone oculare l'aereo attraversare trasversalmente tutto il paese e poi appunto, diciamo a bassa quota, schiantarsi in questa zona, non parallelo alla Via Tardi o alla Via Etnea, ma trasversalmente. Questo indica, diciamo, io che sono un po' anche un esperto nel settore, in quanto ho svolto il mio lavoro nel settore aeronautico, che il pilota, pur potendo in qualche modo cercare di salvarsi prima, magari centinaia di vite umane no, ma sicuramente tante vite umane sono state risparmiate dal suo sacrificio, che con alto senso del dovere e spirito di abnegazione in qualche modo è riuscito a portare fuori dal centro abitato questo aereo. E il relitto si è schiantato appunto in questo posto dove siamo. Sicuramente lo spirito, dopo 70 e passa anni, aleggia in questo posto. Noi chiediamo appunto che venisse ricordato anche attraverso una titolazione di una piazza, e perché no, poi magari cercare, ci impegneremo, sicuramente io lo farò anche in prima persona, la piazza, mantenerla anche più decorosamente pulita, visto che non voglio essere critico e forse questo è il momento meno opportuno di ricordare determinate cose, ma con 2 milioni e 200 mila euro che paghiamo per quanto riguarda determinate situazioni di tarso, eccetera, eccetera, con un po' di senso civico che purtroppo ci manca, potremmo riuscire a mantenere Scordia un paese molto, ma molto più pulito. Grazie.